Ora si Siamo registrerà la conferenza. ancora valutando che tipo di distribuzione fare delle puntate che abbiamo, degli incontri che abbiamo registrato. E alcuni abbiamo già l'autorizzazione per la diffusione, altri invece abbiamo l'autorizzazione per la diffusione all'interno dell'associazione. Dipenderà un po'. In questo caso valuteremo un po' se diffonderla pubblicamente oppure se diffonderla solo all'interno dell'associazione. Beh, tra quelli che si sono iscritti oggi, non dico, cioè, per chi non sono Sì. un associato, però, ah, ok. Nel senso, ah no, questo sarà da valutare un attimo qual è il processo di diffusione. Comunque, sì, prendiamo in considerazione anche la possibilità di diffonderlo Chi ha a chi ha partecipato al partecipato. webinar, che si è iscritto, avete i dati, ecco quello. Non dico generalizzarlo a tutta Italia, però a chi almeno ha Sì, partecipato. Luca, capisci Luca che nel momento in cui lo condividiamo con qualcuno che è al di fuori del nostro network, con cui degli associati, è un po' come pubblicarlo. Quindi è una cosa su cui stiamo ragionando. In realtà ragioneremo di volta in volta con i relatori in funzione dei contenuti. Allora, sicuramente sarà reso disponibile, soprattutto quello di questa sera, posso dirlo Flavio con tranquillità, quello di stasera potrà essere sicuramente reso disponibile. Gli associati, quindi all'interno dell'associazione ci sarà la possibilità di rivedere la registrazione. Al di fuori stiamo facendo una serie di valutazioni. Va bene, grazie. Va bene, direi che sono 19:05. Siamo già. Assolutamente. Possiamo, io direi di iniziare. Come tutte le serate con eventi aperti, faremo una brevissima presentazione di cosa è Innoviz e di cosa fa. Questa sera sarò un pochino più stringato. Innoviz è un'associazione no profit, abbiamo fondamentalmente quattro anime all'interno dell'associazione, un percorso di ginnasio e di accelerazione, un open lab dove incontriamo le scale up delle sessioni di Academy come quella di questa sera, dove in buona sostanza andiamo a far leva sulle competenze che sono molto variegate all'interno dell'associazione, che è un'associazione di professionisti, persone che sono consulenti o lavorano all'interno di aziende multinazionali con livelli di carriera molto avanzati. E quindi facciamo anche sessioni di Academy dove questi professionisti mettono, come questa sera Flavio, mettono a disposizione la loro conoscenza per gli associati e nel caso di stasera anche per chi è interessato al tema o chi è interessato ad associarsi, e conoscenze che servono per condividere modelli e strumenti. Quindi quello di oggi è un contenuto nuovo per chi ha iniziato presto il collegamento, avrà capito che Flavio è fibrilla dal voler condividere questa conoscenza e quindi, essendo un contenuto nuovo, ben venga qualunque tipo di feedback che ci aiuterà a modellarlo di più sulle necessità dei professional che sono all'interno dell'associazione, ma soprattutto anche per le start-up che sono in questo momento incubate nel percorso di ginnasio. E poi c'è l'anima funding di Cornerstone, che è il veicolo per andare a fare raccolta degli investimenti. Partner dell'associazione Cornerstone, Black Sheep in Finance, SIB, Cross Culture e Tondo. Il prossimo evento, il 31 marzo, sarà un evento aperto a tutti con Black Sheep. Domani, tramite Cornerstone, abbiamo un evento aperto a tutti, l'evento Capitali di Ventura 4 con Young Slanger. E poi abbiamo il 24 di marzo, invece, una sessione di ginnasio, ma che invece sarà riservata agli associati proprio sulla parte di business model. Cos'altro? Per evitare di tediare gli associati, potrei
quello, il consiglio che do a chi è interessato a approfondire: uno, vedere il sito www.innovitz.it, e due, mandare un messaggio nella chat della della sessione di questa sera direttamente a me, che sono IHC Federico Cresta, Innovitz Host Federico Cresta, e con le informazioni di contatto, così io e gli altri membri del CDI, del comitato direttivo, potremo approfondire il vostro interesse all'associazione stessa. Fatto questa brevissima premessa, e vi ricordo il 31 marzo, evento aperto a tutti, con Blackship. Ora, appena riesco a ritrovare Flavio, eccolo qua, è diventato piccolissimo nel frattempo, do a Flavio la possibilità di fare il presentatore e iniziare la sua sessione sul business model. Flavio? Bene. Grazie. Salve a tutti, ho visto c'è diversi amici personali anche che sono venuti a vedere che combino, mi fa molto piacere. Volevo prima di tutto salutare la presidentissima Stefania, che dall'alto buonasera. Sorveglia l'andazzo della nostra associazione. Stasera vi volevo provare a raccontare qualche concetto intorno alla creazione dell'organizzazione. Dimmi qualcosa su di te, Flavio, di chi sei, che cosa hai fatto? Volevo sapere chi sono. Allora, chi sono? Io sono un consulente di campagna, in questo momento sono nella ridente campagna toscana, faccio consulenza in ambito industriale, aziende che fanno pezzi di ferro di qualsiasi tipo, e vivo un po' in Italia, un po' all'estero, e da quando ho scoperto Innovitz non la mollo perché mi diverto troppo, quindi direi che questo è tutto quello che serve sapere in questo momento. Stasera vi volevo raccontare un po' di come interpreto io il concetto di costruire o disegnare il business model di una startup o di una iniziativa imprenditoriale. Questo è un appuntamento dell'Innovitz Academy. Precedentemente a questo abbiamo parlato con Anna Ponticello di value proposition e di target, quindi sappiamo già che cosa andiamo a proporre e a chi. Nella successiva Fabio Cutrera ci racconterà come convinceremo questo chi a portarsi a casa la nostra proposta e a ricompensarci per il valore che gli creiamo. In mezzo ci deve stare qualche cosa, e cosa ci sta? Ci sta la macchina che dobbiamo costruire, la macchina che alla fine ha due componenti fondamentali: make, fare, costruire il valore e venderlo. Questa macchina può andare in un verso per portare il valore al cliente o nell'altro per portare il valore ai proprietari dell'azienda. Volevo partire con una citazione, vediamo se qua funziona, eccola qua. Volevo partire con adesso non è che la tutta, però queste sono state le ultime parole di Clayton Christensen. Christensen è il professore di Harvard che ha spiegato cos'è l'innovazione negli ultimi 30 anni, quello che ci ha fatto capire come innoviamo e come portiamo il valore nella società, e nella sua ultima intervista, è morto qualche giorno dopo, l'anno scorso purtroppo, lui ha definito cosa vuol dire innovare, e dice: le domande a cui bisogna rispondere per innovare sono: chi sono i nostri migliori clienti? Che cosa è capace o incapace di fare la nostra organizzazione? Quali sono i lavori, i job che vogliamo aiutare a far fare al nostro cliente?
E poi qua inizia subito a parlare di organizzazione, quindi come la disegno? La integro, la modularizzo, la faccio un'organizzazione snella, la faccio specialistica, la faccio generalista? E poi è andato avanti cercando di definire chi sono i possibili clienti che non comprano da noi in questo momento, ma lo compreranno in futuro, e questo già parla di un fatto, l'organizzazione è mutevole. Ecco, fare questa cosa qua non è affatto facile. Non è affatto facile. Se andiamo a vedere, questa è una chart abbastanza famosa, qual è che sono 5 fattori di successo nel fare, nel creare startup. Questa è una chart che ha qualche anno, ma secondo me è sempre valida. Vediamo che tra questi 5 fattori c'è il timing, cioè bisogna proporre sul mercato cose che il mercato vuole, c'è il team, l'execution, cioè come facciamo le cose, c'è l'idea, c'è il business model e ci sono i soldi. Ecco, il problema di tutta questa roba qua è che sono 5 fattori critici di successo, ma in realtà noi ne controlliamo uno solo, che è l'execution, cioè come lavoriamo. Quindi costruire un'organizzazione capace di fare le cose è l'unica cosa che possiamo controllare. Tutto il resto, il timing, è una questione di fortuna. L'idea, se ci viene bene, se no, ciao. Il business model, anche lì dobbiamo vedere come riusciamo a disegnarlo in funzione della competizione. I soldi, in teoria, ci sono sempre, ma sono di altri. Ecco, quindi noi ci troviamo in questa situazione qua. Siamo lì con la nostra bella idea, iniziamo a dover coordinare un cliente, un collega, un avvocato, qualcuno che ci faccia un po' di marketing, qualcuno che ci porta qualche pezzo di roba da mettere insieme, la receptionist, poi c'è anche la parte legale, c'è chi ci porta, chi ci tiene conto di tutte le informazioni, chi ci porta la pizza, il marito della cliente, il nostro finanziatore, la suocera, c'è anche sempre la suocera che controlla tutto, comanda lei. Ecco, veramente una cosa pazzesca. Quello che possiamo fare è sicuramente cercare di tenere il tutto estremamente semplice. Gli inglesi lo dicono in una parola sola, KISS, che vuol dire keep it simple, stupid. Cioè abbiamo così tante variabili in gioco che la vera arte nel disegnare il business model, secondo me, è quella di ridurle al minimo, soprattutto all'inizio, in modo tale da poter costruire uno scheletro, un backbone, su cui poi complicarci a piacere. Anche perché abbiamo un percorso da fare. Che percorso abbiamo da fare? Beh, questo è il percorso che dobbiamo fare. All'inizio noi siamo più o meno qua, in questa zona qua, che è una zona in cui un po' tutti fanno tutto, e è un team che in genere di persone altamente competenti, che hanno skills di tutti i tipi, però piano piano, quando poi scaliamo, e dobbiamo scalare, se no non facciamo business, ci specializziamo, andiamo verso una specializzazione. Tanto più performiamo come business, tanto più noi andiamo verso una specializzazione. Ora, va bene, quindi noi sappiamo che è complicata, la dobbiamo tenere semplice e che dobbiamo scalare. Va bene, sappiamo che partiamo da un concetto in cui siamo tutti integrati, sappiamo fare tutto, vediamo dove dobbiamo arrivare. Allora, dove dobbiamo arrivare è più o meno qua. Adesso mo faccio vedere se riesco a far girare queste pagine. No, non ce la faccio. Eccola qua. Allora, noi siamo qua. Il più basso livello organizzativo è un livello organizzativo in cui qualcuno ci chiede qualcosa e noi siamo bravi a dargliela, a vendergliela. Alla fine non ci siamo praticamente neanche organizzati, siamo noi, l'importante è avere un cliente. Il secondo livello organizzativo è questo qua.
scopriamo che per vendere da soli non ce la facciamo, chiamiamo un po' di amici e siamo tutti uguali, siamo dei pari. Facciamo tutto quello che serve per vendere. Wow, fantastico, ancora non ci siamo organizzati. Bene, il livello successivo di complicatezza è questa. La gente dice, no, aspetta, te ti occupi di vendita, te ti occupi di acquisto, te ti occupi di tecnologia, te ti occupi di HR, te ti occupi di marketing, insomma ci stiamo funzionalizzando. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è dei manager, dei capi funzione che in qualche maniera organizzano il lavoro. Ecco, fino a qua stiamo parlando di artigiani. Questo è quello che io definisco lavorare da artigiani. Da qua in poi si inizia a parlare però di azienda. Ecco, la differenza fra l'azienda e l'artigiano è questo livello qui. Cioè è un livello in cui dentro l'organizzazione ci sono dei processi, quindi l'organizzazione è process driven, ci sono delle modalità standard per fare le cose, per creare valore. Più in su di qua poi possiamo anche raffinare, possiamo farci guidare da dei KPI, quindi mettere delle belle misure sui nostri processi e fin qua abbiamo un'organizzazione che guarda sostanzialmente solamente all'interno, poi se abbiamo dei processi anche strategici e di cambiamento, ecco, finalmente riusciamo anche ad adeguarci a quello che succede esternamente. Però il vero punto è arrivare a un'organizzazione che come minimo ci porti a questo livello qua, creare dei processi. Come lo facciamo? Come lo facciamo? Lo facciamo per tentativi. Per tentativi è quello che ci hanno insegnato a scuola con il metodo scientifico, Steve Blank, che è quello che ha inventato il Lean Startup, è un ingegnere e quindi lui per costruire il business dice lo faccio per tentativi. Cosa vuol dire farlo per tentativi? Vuol dire che faccio delle ipotesi, progetto un esperimento, lo eseguo, capisco cosa diavolo sto combinando, se mi va bene me lo tengo, se no riparto. Ecco, questo processo qui è un processo che ormai è consolidato sostanzialmente ormai è fatto anche dalle grandi aziende. Questo è lo stesso processo visto con gli occhi di General Electric qualche tempo fa, diceva di fare esattamente la stessa cosa. Ora, non è che ci vadano bene alla prima le cose. Noi sappiamo già che dobbiamo farlo n volte questo processo. Cosa vuol dire farlo n volte? Vuol dire prepararsi a fare delle iterazioni. Questo è un metodo, questa è la Javelin Dashboard, che praticamente ti permette di collezionare i tuoi esperimenti. Esperimento 1, esperimento 2, esperimento 3. Tutte le volte modifichi qualche cosa finché non trovi il business model perfetto. È un modo per tracciare le cose in modo tale da non perdere la via. Perché qual è il problema in tutto questo? Il problema in tutto questo è che spesso e volentieri non si segue una traiettoria convergente. Cioè, noi dobbiamo fare degli esperimenti, ma devono essere degli esperimenti che convergono verso una direzione. Bene, questo è il percorso che dobbiamo fare. So che è un po' teorico, però questo è quanto. Io volevo sapere da voi se vi torna o se ci avete delle particolarità, delle idee. Ad esempio, questo concetto che è costruito intorno ai processi, se vi torna o meno, che un business model sia costruito intorno a un processo aziendale. Pier Quinto, visto che ti becco sempre te, sei contento? Che dici? Guarda, io ti stavo scrivendo e ormai l'avevo scritto, quindi te l'ho mandato. Non so se è un refuso, ma il papà della Lean Startup è Eric Ries, mentre Steve Blank è il papà del Customer Development, è più il nonno della Lean Startup. Va bene, famiglia, diciamo.
Va bene, allora c'è qualcuno che c'ha fin qua è chiaro. Proviamo a fare il passo successivo. Adesso facciamo il processo, andiamo avanti, facciamo un passo ulteriore. Il prossimo passo è questo. Sappiamo che abbiamo una core idea. Allora, la core idea per me è un concetto fondamentale, perché è quella che ci guida nel disegno organizzativo. La core idea è quell'idea che tu stai proponendo al cliente. Perché ci ho messo una barca? Perché il modo in cui me l'hanno spiegata è questo. C'è un tizio in Australia che di professione vende barche. Allora, uno potrebbe vendere barche in 100 maniere, dicendo che c'è quella che ha il motore più grosso, che sta in alto mare, che va sul laghetto, eccetera, eccetera. Lui no. Lui, la sua core idea è quella che in barca si vive meglio. Quindi il modo in cui lui costruisce tutta la sua macchina per vendere barche, in realtà è quella di far capire ai suoi potenziali clienti che the life living in a boat is better. E questo ha tutta una serie di conseguenze logiche a livello di disegno organizzativo. E queste conseguenze logiche non sono neanche tanto facili da esplicare. Mintzberg, adesso vediamo se mi riesce di mettere giù la foto di Mintz, ecco qua. Mintzberg, che è un professorone americano degli anni 70, ok, quando ha voluto descrivere come si fa a disegnare una struttura organizzativa, ha fatto questa roba qua. Ha fatto la classica organizzazione a piramide, dove c'è chi lavora, chi decide, qualcuno nel mezzo che batte il ritmo, l'ingegnere, marketing e HR. Ecco, tutto bello, ma decisamente un po' antico. Cioè, funzionava bene quando i clienti ce n'era uno solo, era magari un po' potente anche. Allora, questo sistema, quel modo lì c'ha diversi problemi, non ragiona per processi. Noi abbiamo detto che dobbiamo arrivare ai processi. Allora, modo successivo, anni 80-90, arriva Porter tira fuori la value chain. La value chain è carina perché sostanzialmente vedi che l'ha fatta un ingegnere aeronautico, no? Cioè, uno che di business, insomma, non ci capisce niente come sottoscritto. Cosa fa? Tira fuori, dice, vabbè, sicuramente c'è un po' di processi, quindi c'è un pezzo di input, di transformation, di output. Poi ci sono i servizi, poi ci sono le vendite, e va bene. Poi ci sono tutta una serie di altri processi o strutture organizzative che servono da collante. Il tutto crea valore e dà margine. Allora, il problema di questa roba qua è che parla solamente dell'organizzazione e si è dimenticato della cliente, la cliente. Cioè, in tutta questa equazione non c'è il cliente. E noi invece ce lo dobbiamo ficcare dentro, il cliente. Perché? Perché in realtà noi vogliamo lavorare per processi. Che cos'è un processo, però? Che cos'è un processo? Allora, sono andato a ripescare un po' di chart su Six Sigma di tanti, tanti anni fa e qua c'è una spiegazione che secondo me è fondamentale se si vuole disegnare un'organizzazione di qualsiasi tipo. Il processo è una sequenza di decisioni logiche, non di attività. Un'attività è una sequenza di attività, è descritta da una procedura, non da un processo. Una sequenza di attività definisce quanti costi consuma il tuo processo, quindi è un problema di efficienza. Il tuo processo invece cerca di spiegare quali sono i passi logici che stai per compiere e in questa maniera è una decisione strategica. Cioè è una cosa che definisce il perché. E il modo per mapparla, quindi come faccio a disegnare poi l'organizzazione, devo costruire dei processi, come è fatto un processo, vediamo da cosa è fatto. È fatto da un fornitore, da un input, da una decisione logica che prendi, un processo, un output e un cliente.
Come fai a disegnarlo? Beh, devi partire e fare tutti i passi all'incontrario, cioè parti dal cliente, vai all'incontrario, definisci qual è il tuo output, cioè quello che gli devi dare, definisci come fare a costruirlo, che cosa ti serve, chi è il tuo fornitore. Quindi lo schema è quello del SIPOC, questo è uno schema internazionale, si chiama SIPOC, dall'iniziale di questi 5 step, e si legge right to left. Cosa fondamentale è l'output, perché l'output di un pezzo di processo o di un processo è l'input di quello successivo. Quindi tu, monitorando l'output dei vari pezzi che costruisci e che assembli, riesci a definire esattamente tutto quello che fa la tua organizzazione. Ora, in questo schema qui il cliente c'è, quindi abbiamo superato anche Porter. Ma chi è che l'ha superato? L'ha superato Osterwalder, che ha proposto questa roba qua, che è il Business Model Canvas. Come è fatto il Business Model Canvas? Sono 9 blocchi, si leggono da destra a sinistra, e in questi 9 blocchi c'è il cliente, che è la tua stella polare, ci sono dei processi di distribuzione o servizi, se vuoi chiamarli così, c'è la tua idea meravigliosa, il tuo prodotto, il tuo output, c'è tutti i processi che servono per costruirlo, ci sono le risorse che ti servono da trasformare, sono le risorse che entrano nei tuoi processi di trasformazione. E questa serie qui è la base minima di processi che ti servono per creare la tua organizzazione. È tutta roba interna sostanzialmente, la gestisci internamente. Poi non basta, perché ti servono sicuramente qualcuno che ti aiuti, dei partner. Per quanto mi riguarda, un partner è semplicemente una roba che io non riesco a fare internamente, conosco qualcuno che la sa fare molto meglio di come potrei farla io, e quindi è un acceleratore. E poi ci sono le relazioni con i clienti. Le relazioni sostanzialmente vuol dire branding, vuol dire dare dei criteri di scelta al cliente e fare in modo che questi se li ricordino. Ecco, questa roba qua è una roba che sta dentro il cervello del cliente, noi possiamo aiutare a costruirla dentro il cervello del cliente, ma il luogo di residenza di questa roba qua è dentro il cervello del cliente. Cosa vuol dire? Vuol dire che sia partner che relazioni sono fuori dal nostro diretto controllo. La parte verdolina del grafico è quella che ci produce le vendite, quindi il fatturato, sostanzialmente è quello che noi prezziamo. La parte più giallina del grafico è quello che ci dà i nostri costi. E quello che ci tira tutti i costi è appunto la parte alta del grafico. Questa è la parte che controlliamo, questa è la parte che non controlliamo dei nostri processi aziendali, e questi sono è un processo puramente finanziario. Ecco, questo è sostanzialmente tutto quello che uno potrebbe dire sul Business Model Canvas. Ora proviamo ad andare un po' nel dettaglio. Allora, il mio primo suggerimento per andare un po' nel dettaglio è questo: copiare a man bassa, cioè non è che ci dobbiamo reinventare la ruota tutte le volte. Quindi, se io devo dare un suggerimento su come si fa a costruire un Business Model Canvas, la prima cosa che io vi dico è: copiate, 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 assemblate pezzi di altra gente. Ora, prima di andare avanti con i dettagli, volevo sapere se ci sono delle domande, se è qua tutto chiaro fin qua. Vai, Fabio. Siamo a posto? Io volevo dire che è tutto chiaro. Ok. Bene, bene. Allora, adesso andiamo a fare un excursus dentro questo Business Model Canvas un po' più di dettaglio, cioè, perché tanto noi dobbiamo disegnarlo. Allora, io ho cercato di mettere insieme alcuni concetti. Concetto numero uno. Allora, qua in alto, vedete, ho fatto una mappetta, così vi orientate meglio su le cose di cui stiamo parlando.
Allora, questo si riaggancia un po' a quello che abbiamo fatto prima, no? Abbiamo fatto l'altra volta con Anna, il concetto di avatar, no? Stiamo parlando del cliente, chi diavolo è il nostro cliente? Beh, sappiamo che abbiamo bisogno di una descrizione, e poi l'altra cosa che secondo me è importante è identificare quelli che chiamano gli early evangelist, cioè qualcuno che già si sta mezzo costruendo questa soluzione da solo. Perché? Perché è sicuramente uno che ne ha veramente bisogno, che ha già stanziato i soldi per averla, e se io riesco a identificare questo tipo di cliente qui, sicuramente questo è uno dei possibili percorsi di minima resistenza nella costruzione della mia soluzione, del mio meccanismo per creare valore. Questo è importante perché, come vi ho detto prima, le variabili in gioco sono tantissime, quindi cercare di seguire una linea di minima resistenza è la cosa più auspicabile. La seconda cosa che sul tema dei customer che vorrei raccontarvi è questa, cioè io, adesso qua Fabio, mi raccomando, chiuditi le orecchie perché sto per dire una cosa veramente una bomba, cioè secondo me il cliente non va visto come un'entità astratta, cioè se tu costruisci un'organizzazione, in realtà costruisci un'entità che è inserita all'interno di una comunità. Io ho smesso di chiamare il mercato mercato, perché secondo me è fuorviante. Io ai miei clienti dico, voi non dovete targettare un mercato, voi dovete servire una comunità. Allora, se uno pensa che il suo ruolo, la sua organizzazione è quella di servire una comunità, il modo in cui la disegna e il modo in cui disegna il suo go-to-market, prima di tutto è molto più organico. E seconda di poi diventa anche molto più semplice, perché non smette di pensare che il mercato è questa cosa onirica, che cos'è, che cosa non è, ma inizia a ragionare come una persona normale che apre una pizzeria in una città, magari la sua città natale, e già ha dei clienti, già conosce ancora prima o è conosciuto ancora prima di nascere, perché i cittadini di quella città conoscono la sua famiglia, eccetera eccetera. Sembra banale, ma cambia completamente la prospettiva del modo in cui costruisci il tuo sistema di aggancio, ritenzione e creazione di valore per il cliente. Io non vado al mercato, io vado in una comunità. Ecco, se uno pensa... Fabio. Dimmi. Scusa Fabio, su questo è un tema anche di reputation, cioè... Certo. Cioè, io sto pensando, io sono uno, ho già fatto N startup, sono già in questo mercato, ho già delle competenze, lo posso mettere qua dentro? Assolutamente, perché il tema della comunità, la differenza tra un mercato e una community è che una community è legata dal trust, mentre un mercato non è per definizione legato dal trust. Cioè tutti quelli che appartengono a una comunità, anche se non è detto che io vendo a tutti quelli che appartengono alla comunità, io posso vendere a 2 o 3 di quella comunità lì, ma chi appartiene alla comunità è legata da un fattore comune che è il trust, cioè si fidano, la reputation. Quindi se io ragiono in questa maniera qui, in automatico ho un collante e un veicolo per la vendita. Se io invece ragiono in termini di mercato, è una cosa che è snaturata, perché devo costruire delle relazioni con un trust che non c'è, e in più devo segmentare i clienti, quindi li devo dividere invece che unire. Cioè, per me, io da quando ho preso questo approccio mi è cambiata la vita. Vuol dire cambiare completamente il modo in cui crei il tuo modello di vendita, il tuo revenue model. È anche, secondo me, molto più da un punto di vista innoviziano. Cioè, un conto è dire io vado al mercato per, gli inglesi dicono exploiting, per sfruttarlo, e un conto è dire io vado in una comunità per servirla. No, noi siamo una no profit, a me piace questo concetto, cerco di promuoverlo. Scusa, mi sto cercando di mettere insieme quello che stai dicendo tu adesso rispetto a quello che abbiamo detto 15 giorni fa con Anna. Anna, vedo che ci sei. È come se invece di creare una personas, cioè come dicevamo, quindi un cliente, andiamo a definire
le caratteristiche della comunità intera che dobbiamo andare a seguire. Assolutamente, assolutamente. Adesso poi non voglio, io non voglio andare a beccare a contraddire Anna, il concetto è esattamente lo stesso, con dove chiaramente dentro la community poi avrai avatar differenti, no? Ma rimane persone che tu servi, oppure persone che ti servono per raggiungere altre persone. Quindi l'avatar, non scappi dall'avatar, perché la complessità è sempre grande, no? Più grande la comunità, più è complessa, hai bisogno di semplificare. Giusto, Anna? Se vendi in un'azienda, mediamente hai 6 persone che intervengono, questo è un dato internazionale, nel tuo processo d'acquisto, tra influenzatori, utilizzatori, utenti, decisori, chi firma, chi avalla, eccetera, eccetera. Quindi... ecco. Mi piace questa prospettiva. Pensarla a livello di comunità, queste sei persone, se le pensi che appartengono alla stessa comunità, è anche molto più semplice immaginarle. Comunque, va bene, sono contento che vi piaccia questo spunto. Scusa, leggo intanto una domanda di Nicolò, che dice, quindi, scusate, dire community non è come dire segmenti di mercato? No. Non è come dire segmenti di mercato. Il mercato, cioè che cos'è il mercato? Il mercato è una piazza, è un luogo fisico. No? I luoghi fisici non comprano, le community comprano, le persone di una community compra. Quindi per me, quando uno dice faccio un segmento di mercato, è come dire che prende un angolo della piazza dove faccio il mercato delle erbe e cerco di vendere a quell'angolo della piazza lì, ma l'angolo della piazza non compra. Le persone che appartengono alla comunità e che frequentano quell'angolo della piazza compra. Chi sono queste persone? Cosa hanno in comune? Come interagiscono? Qual è il flusso di trust che si scambiano? Attraverso quali canali questo flusso di trust viene costruito, nutrito e scambiato? Ecco, se io capisco questa roba qua, vado direttamente. Parlare di segmenti di mercato è una visione, permettetemi, molto americana. Io ho lavorato per 15 anni con gli americani, quindi funziona solamente là. Ma lì sono tutti uguali, cioè lì non è che c'è segmento di mercato. Cioè, allora, prima di tutto è una società completamente individualista, nel senso che sono dei disgraziati, cioè non c'hanno amici questi, non c'hanno famiglia, il 90% sono immigrati di prima generazione. Cioè parlare di comunità in America non ha senso, però noi non possiamo usare quelle categorie lì. Se usiamo quelle categorie lì, dobbiamo andare in America a fare business, ma noi siamo in Italia. Scusa, abbiamo convinto, la buona notizia Flavio, che abbiamo convinto Nicolò intanto. Quindi possiamo dire che la comunità in questo caso è definita come un gruppo di persone con gli stessi interessi o comunità come anche luogo fisico? No, la comunità è un insieme di persone che hanno fiducia una nell'altra. Tipo Innovitz è una comunità come target in questo senso? Assolutamente, perché noi ci fidiamo molto uno degli altri, tantissimo. Ok. Cioè è il trust, cioè la misura di appartenere a una comunità. Quello che fa una comunità è il trust, tant'è che se tu pensi la comunità in termini civili, io nel Medioevo essere di San Gimignano voleva dire appartenere alla comunità di San Gimignano ed essere difeso dalla società di San Gimignano rispetto a quella di Certaldo. Fino a quando io ero piccolino, ma ancora adesso fra Livorno e Pisa, cioè non è che puoi andare impunemente fra Livorno e Pisa come ti pare, perché c'è una comunità, ma il trust non è fra clienti, il trust è quello che tiene insieme la gente di Livorno, è quello che tiene insieme la gente di Innovitz, è quello che tiene insieme la gente che ha bisogno di turbine a gas. Quindi è il trust che se tu la pensi così, anche la definizione di segmento di mercato,
salta subito, no? Perché inizia a descrivere il segmento di mercato con che li voglio alti, tondi, belli, biondi, azzurri, no, li voglio qua, qua, eh? No, si parlano fra di loro. Se non si parlano e non hanno un trust fra di loro, ciao. Andiamo avanti? No, mi piace sto silenzio, non so se... Io mi dissocio, Flavio, nel senso lo so, che non sono d'accordo con quello che stai dicendo. La comunità penso sia un grande valore, come canale di vendita, proprio per quello che dicevi, per la fiducia, eccetera. Però se parliamo di prodotto mercato, per me è più soluzione problema, e quindi la nicchia, il segmento, riguarda persone che non hanno interessi comuni, hanno problemi comuni. Quindi il mio prodotto si rivolge a tutte quelle persone che hanno lo stesso problema, il mio servizio a tutte le persone che hanno lo stesso problema, perché noi siamo una comunità ma non compriamo le stesse cose e non abbiamo bisogno delle stesse soluzioni. Sì, però questo sì, giusto. Quello che io ti dico è che se tu ragioni in termini di comunità, non è che questo che hai detto non vale, ma semplicemente espandi, allarghi l'orizzonte della tua organizzazione per andare a intercettare i bisogni di una comunità, per stare dentro una comunità, e il risultato è che tu avrai del referral. Se tu invece pensi solamente, cioè è una logica in cui tu tiri verso di te la vendita, se no diventa una vendita che è puramente push. Comunque qua possiamo andare a discuterne, ma il fatto che ne stiamo discutendo vuol dire che c'è l'esso. Allora, devo fare un commento molto semplice. Sapete perché Facebook sta cercando disperatamente di avere accesso agli account di WhatsApp? Non certo per leggere i messaggi, perché sono criptati con l'end-to-end encryption, quindi non può avere accesso. Qual è l'informazione che gli manca a Facebook o che WhatsApp gli porterà in dote? I network, le community, proprio le comunità. Cioè il fatto di avere accesso al fatto che una persona è collegata dentro a WhatsApp senza sapere qual è il motivo per cui è collegata, ma è collegata a alcune persone che sono quelle che hanno il figlio in classe e quindi devono gestire i bambini, per i nonni che devono vedere dei nipoti, e poi il gruppo dei raccoglitori di funghi, il gruppo del coro della parrocchia, il gruppo di quelli che vanno a fare i runner. Gli strumenti di marketing più evoluti si stanno muovendo proprio in quella direzione, a pensare sempre di più ai clienti come community e non come singoli, anche perché, come diceva Flavio, questo ti aiuta a pensare a the next step, perché se tu riesci a entrare in qualche modo all'interno della community del tuo cliente e a piazzarti lì, in realtà hai già i referral pronti. Scusa, Flavio. Grazie per... Allora, cioè, ripeto, poi secondo me Fabio su questa roba qua, Fabio Cutrera, ci illuminerà la prossima volta. Io volevo rimanere sulla parte organizzativa, darvi alcuni spunti, diciamo. Allora, il secondo spunto è questo: sulla base del concetto di community, il product market fit secondo me cambia un filino, nel senso che devo considerare tutto l'ambiente del cliente, cioè dove il cliente opera. E poi l'altra cosa, devo adattare il mio approccio in funzione dell'environment, cioè non solamente di cosa fa lui, ma proprio della comunità in cui lui casca dentro. Va bene, passiamo oltre. Ora cerchiamo di dare abbiamo cambiato casella, se guardate in alto a destra. Parliamo di channel, di servizi. Allora, ho trovato anni fa, ho rubato senza pietà anni fa da un sito americano, questo schema per disegnare i servizi. Secondo me, uno quando ragiona di servizi, di come progettare i propri servizi, i propri canali distributivi, gli viene comodo. Cioè, questo signore a cui ho rubato questa chat, non mi ricordo chi è perché io rubo continuamente su internet, ha descritto
le componenti del servizio secondo quattro diciamo livelli di intensità. Un livello geografico, un livello di risposta nel tempo, poi c'è una gerarchia all'interno dei prodotti e una gerarchia all'interno dei prezzi. Facciamo un esempio. Io posso servire un cliente con una facility centralizzata o arrivare a casa sua e portargli il prodotto. Io posso servirlo lentamente o molto istantaneamente. Io posso fornirgli dei pezzi di ricambio oppure fargli il servizio completo. E ovviamente questo ha un prezzo. Se stiamo parlando di una startup che deve costruire un canale di distribuzione e quindi di contatto col cliente, in automatico si parla di servizi, questo può essere un buono schema. Poi ecco, passiamo voglio andare velocemente, andare all'altra casella, la casella delle relationship. No, quella del cuore, se vi ricordate. Allora, qui io vi propongo due schemi fondamentali, no? Cioè, qua noi dobbiamo creare cioè dobbiamo riuscire a convincere il cliente. Questa è la casella del convincere il cliente. Allora, schema fondamentale, anche qua rubato di sana pianta da Steve Blank, è il concetto di get, keep, grow, cioè qui Pier Quinto penso di averti soddisfatto, il pane tuo. Quindi il concetto di fare pubblicità, rendere conosciuto la tua soluzione e poi passare attraverso una sequenza di passi logici che portano il cliente all'acquisto e poi al riacquisto. Questo funziona bene online, è uno schema, se volete, di marketing. Quindi uno dice: come faccio a disegnare il marketing? Ecco, questa è la base minima da cui partire. Ora, noi non è che dobbiamo solamente costruire il marketing, dobbiamo costruire anche i processi di vendita. E allora vi do i processi di vendita. Allora, i processi di vendita, io li ho, anche qua Fabio, cioè, se siete il master, cioè, ci illuminerai, però ve la faccio breve. Ti guardo. Secondo me i processi di vendita, no, cioè io ne ho guardati 12.000, alla fine ne ho ottenuti 4. Cioè, vendere è un processo in cui sostanzialmente all'inizio devi far capire al cliente che non può continuare così, gli devi far razionalizzare l'idea, cioè quantificargli il beneficio, devi sapergliela raccontare e posizionare all'interno di del suo universo, quindi c'è lo storytelling, la parte di Cappuccetto Rosso che funziona, che serve, e poi devi dargli qualche spintarella, soprattutto in fase negoziale, per farti dare il prezzo che vuoi te. Questa io l'ho battezzata di sana pianta del Human Sales, e come vedete ho scritto anche, stranamente, a tutta una serie di gente a cui ho rubato queste idee. Vuol dire che se devi costruire dei processi di vendita, questo potrebbe essere uno schema che ti aiuta a costruire quei passi logici che devi poi andare a costruire in pratica. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati al quanto. Allora, anche qua, volevo darvi una super mega pillola di market analysis. Allora, il market analysis per me è questo. È il market, che cos'è? Clienti, occasioni d'uso, prezzo unitario. La moltiplicazione di questa roba qua ti dice quanta ciccia c'è in quella community. Dopodiché, disgraziatamente, noi non riusciamo mai a prendercela tutta, quindi c'è un problema di share e quindi dobbiamo applicare a quelle due variabili lì, customers e use occasion, lo share. Ora, lo share è lo share di customer e lo share di use occasion, che sono due cose differenti, no? Cioè, non è che io ho il 30% del mercato, io ho il 15% dei clienti, il 70% delle use occasion, e poi devo ancora moltiplicare per il prezzo. Che prezzo è? Se vi ricordate l'altro giorno con pagoterapia, ho tirato quella bomba dei $25.000 per visita,
perché l'ho fatto? Perché ho usato il concetto di best alternative. Cioè, le mie vendite, alla fine, il mio unit price di base è sempre la migliore alternativa che ho a quello che posso offrire io. Quindi, come minimo, questo qua è il prezzo di base. La migliore alternativa del caso di fagoterapia era andare fino in Georgia a comprarsi la cura lì. Tarabaralla, 25.000 euro. Bene, siamo arrivati qua. Siamo arrivati appunto al concetto, alla parte verde del business model canvas. Passiamo alla parte gialla, velocemente. Allora, noi abbiamo un output da fare in questo processo. Come lo facciamo? Questa è una chart, anche qua rubata, non mi chiedete a chi perché non lo so, però è il concetto di base di minimum viable product. Minimum viable product vuol dire io devo costruire non un pezzo alla volta, ma devo costruire per iterazioni successive un prodotto completamente funzionante, sempre più rispondente alle esigenze del cliente, ossia che gli dà sempre maggior valore. Parto da uno skateboard, ci metto un coso per fare un trike, due pedali, un motore e poi ci metto finalmente anche tutta la carrozzeria. Quello che è interessante qua è che l'MVP non è un modo per costruire un prodotto, ma è un modo per testare il fitting fra problema e soluzione. Tradotto, nelle fasi iniziali di disegno organizzativo, l'MVP ti serve per testare l'organizzazione, non per andare a veramente a vendere quello che stai facendo. Come fare? Ecco qua, qualche anno fa un mio amico mi ha mandato questa bellissima chart, questa qua è Picasso. Allora, io quello che ho capito è che bisogna veramente fare il minimo possibile. Cosa vuol dire fare il minimo possibile? Ce lo insegna Picasso. Picasso ha provato a disegnare un toro, è partito da questa roba qua, piano piano si è fatto il toro sempre più... Uno dice, ma perché fa tutte queste... No, allora il risultato del toro di Picasso è questo aggeggio. Sono 8 linee. Ecco, quello che è una figata è che lui ha fatto solamente 8 linee, ma ha fatto anche una decisione tremenda. Cioè, quando uno dice io voglio ridurmi all'essenziale, non è che aggeggio. Lui a un certo punto al toro ha eliminato la testa. Cioè, nella sua semplificazione, ha preso il coraggio a due mani e ha detto la testa del toro qua c'era, qua non c'è più. Non serve, è inutile che la tengo. Ecco, questo è il tipo di approccio che dovremmo avere quando facciamo un minimum viable organization, mettiamola così. Dopodiché possiamo ripartire, ma se vogliamo partire dobbiamo essere molto, molto stringati, molto lean. Ecco, bisogna sapersi dare delle priorità. Come diavolo facciamo a darci le priorità? Avevo promesso delle regole di produttività, vi do le tre diciamo regole di priorità, che i tre tool per definire le priorità che io ho sempre usato. Allora, impara a delegare, Eisenhower Matrix. Matrice, importanza, urgenza, io le cose importanti e urgenti le faccio, quelle importanti e non urgenti le pianifico, quelle importanti, non importanti e urgenti le delego, il resto ciccia. Pareto. Pareto era un ingegnere fiorentino, non era un chissà chi, cioè un ingegnere fiorentino, capo delle ferrovie. E lui ha detto, statisticamente il 20% delle cose è quello che portano l'80% del risultato, quindi dobbiamo concentrarci su quelle. E poi alla fine l'ultima è facciamo quello che è possibile. Quindi fra le cose difficili e ad alto impatto sappiamo che ci sono cose che si possono, su cui dobbiamo concentrarci, facili ad alto impatto, strategiche, cose facili da vincere. Queste quick win, fra il resto, sono molto utili in fase iniziale, perché il quick win, cioè poca difficoltà, poco impatto, però vinci, e in campo di vendita serve, perché tira sul morale, che quindi non le scartiamo a priori. Ecco, questi qua sono i tre sistemi con cui darsi delle priorità. Sempre
Poi il problema del darsi le priorità è come ce le diamo. Allora, se vi leggete Blue Ocean di Kim e Mabel, non lo so pronunciare, scusate, c'è sto nome francese, a me è francese. Però sono venuti fuori con un'idea carina, cioè io devo andare a selezionare della roba, cioè delle caratteristiche che sono completamente fuori dall'usuale. Se io tiro fuori delle caratteristiche la cui performance dal cliente è valutata molto alto, ma è fuori dall'usuale, io mi apro il famoso oceano blu. Vabbè, grazie. Però come riusciamo a farlo? E qua torniamo a Porter. Torniamo a Porter e Porter ci dice, eh sì, guarda che se te vuoi prenderti quelle caratteristiche particolari lì, alla fine della fiera devi riuscire a costruire due vantaggi, un vantaggio competitivo che può essere di due tipi. O è un vantaggio competitivo che al cliente fa fare di più, oppure che gli fa costare di meno la sua roba. Quindi o lavori sull'efficacia o lavori sull'efficienza. Va bene, come faccio a capirlo, a costruirlo? Bene, lui ha definito 10 fonti di vantaggio competitivo. Le ho elencate qua solo per farvi vedere che esistono, non me le sono inventate. E poi ci sono tutta una serie di altri fattori che devi tenere conto, che influenzano il valore di questi 10 fonti di vantaggio competitivo. Ad esempio, io ho una bella tecnologia, è una fonte di vantaggio competitivo, ma se vai in un posto dove la tecnologia ce l'hanno anche loro molto bella, non è più un vantaggio competitivo. Ma il punto fondamentale di questa chart è che tu devi costruire il vantaggio competitivo non del prodotto, o meglio, non solo del prodotto, ma di tutta l'organizzazione. Cioè, il vantaggio competitivo appartiene all'organizzazione, è un vantaggio competitivo dell'organizzazione. Se è l'organizzazione che va a combattere un'altra organizzazione, non il tuo prodotto. Questo è una cosa che non... Cioè, tradotto, disegnare il business model bene è troppo importante. E sempre per andare a dare un'altra occhiata, vabbè, questo quando devi fare un'organizzazione che fa prodotti, quando devi fare un'organizzazione che fa servizi, ve la faccio breve, l'ultima chart di questo pezzo qui sul minimum viable product, sulla value proposition, è che nel caso dei servizi un concetto da tenere presente è che quando disegni un servizio puoi vedere la cosa come polarizzata. O crei un servizio a cui l'accesso è dato in una certa maniera, il cliente si arrangia, oppure è un accesso fortemente customizzato. Puoi farlo con un front office, quindi con una persona direttamente collegata col cliente, oppure farla in back office, totalmente trasparente rispetto al cliente. Può essere self-service, oppure può essere full service. Ecco, il punto è che devi costruire un'esperienza. Punto. Vi ho raccontato brevemente del concetto di value proposition, come andare ad articolarla. Il punto è sostanzialmente questo: te la value proposition la devi articolare in una maniera tale che ti dia un vantaggio competitivo e ti apra un oceano blu di possibilità. Va bene. Domande? Considerazioni? Hai fatto una sintesi in boh, mezz'ora, 40 minuti di un corso di economia aziendale. Complimenti. Intenso, denso, molto molto denso. Non ho finito, non vi passa più, sono solamente le 8. C'è ancora più Flavio, troppo. fai bravo, Faccio il bravo. Flavio, Faccio aggiungo solamente un commento, se posso. Dimmi, Max. In tutti i modelli che si studiano, compreso il Canvas, c'è sempre una, o Porter, c'è sempre un elemento che secondo me è sottovalutato, che poi la pratica ti dice che invece deve essere assolutamente centrale, cioè le persone.
Le startup che falliscono, molte falliscono perché il prodotto non doveva nemmeno essere nato, perché non ha un mercato, non ha una community, non ha un riferimento. Ma moltissime falliscono perché l'organizzazione, i partner, i soci non vanno d'accordo oppure non sono all'altezza della situazione. Soprattutto quando tu hai fatto vedere una delle prime slide, che si passa da peer-to-peer a un'organizzazione minimamente strutturata. Questo è un elemento che secondo me nessun modello Canvas, nessun modello Ayman, nessun modello Porter ha scritto e solamente l'esperienza te lo dice. Sì, C'è un modello che invece no, te lo dice, che è il modello Lean. Chiuso. sì, c'è anche un altro modello che parla di questa cosa qua, è il modello di Maio, che era anche questo un manager di una grossissima società americana dell'elettricità, adesso non mi ricordo che lui dice, invece dice proprio questo, cioè che l'organizzazione è fatta da uomini e non è fatta da processi. E effettivamente l'organizzazione è fatta da entrambi, quindi secondo me vanno tenuti in conto entrambi e sono d'accordo. Il disegno delle persone ancora non è perfettamente fitting con questi modelli molto. Diciamo, qua ci sarebbe Barbara Principi, se è ancora in linea, se è riuscita a sopportarmi fino adesso, potrebbe dirci qualche Sono qui, cosa. Barbara. grazie per avermi coinvolto. Sì, no, allora intanto ho trovato una genialata questa cosa del immaginare di entrare in un concetto di community, perché immediatamente mi ha sollecitato il fatto che in realtà noi tutti viviamo in ecosistemi e forse di questo ne teniamo poco conto, perché in qualche maniera l'ecosistema è stato evocato dal concetto di partner, piuttosto che di cliente, eccetera, ma di ecosistema si tratta e questi ecosistemi portano con sé un altro grosso concetto, secondo me, che è la co-petition, cioè la competizione che diventa anche collaborazione. Parlo di questo perché io ho vissuto nel mondo del biotech, della ricerca farmaceutica, lì ho imparato l'importanza di questi equilibri così difficili e quindi della visione proprio a ecosistema. Di enti che si consorziano per fare innovazione, per fare ricerca, eccetera, eccetera. Quanto alle persone, ho giusto un caso sotto mano perché io ho partecipato stasera anche perché sto cercando di fare una startup in campo agricolo, anzi allevamento per la verità, quindi assolutamente un elemento primario. E in realtà la riflessione che mi viene fuori è che cioè, no, non riesci a fare neanche i processi se non hai una competenza di base su cui fare degli accordi. Cioè, adesso tutte queste cose, io ho due interlocutrici che sono totalmente estranee da qualunque competenza manageriale, imprenditoriale, una perché è una giovane studentessa alle prime armi, l'altra perché è una professionista della veterinaria che notoriamente non sono proprio, non hanno una competenza, appunto. Esatto. Quindi ha voglia mettere metodi, innestare tecnologie se non c'è un terreno fertile di competenze e di linguaggi proprio banalmente. Quindi adesso mi sto rovellando per cercare di capire come fare un'opera anche di educazione a queste robe, perché io sono l'unica che ne capisce qualcosa. E quando io gli pongo queste questioni mi guardano come se fossi una che vuole rallentare i loro sogni. No, guarda, questo è un grosso problema. Io vengo da una stringa di startup che fa il resto, alcune finiscono molto male, proprio perché oggi come oggi, secondo me, un po' per la velocità dei cambiamenti, un po' per il numero di competitors, partire da un humus, come dici te, quindi da un terreno fertile, è fondamentale. Sì, cioè fare startup oggi secondo me è molto, ma molto più complicato di farlo negli anni 50, quando è vero che non avevi niente, avevi le pezze al culo, come si suol dire, ma avevi il tempo per imparare e tutti si partiva a un livello chi più o meno che basso, sostanzialmente, omogeneo e basso. Oggi no, oggi.
anche aprire una startupina qualsiasi ignorantina vuole vedere competenze di questo tipo. Questo sono d'accordo. Quindi anche per tornare a quello che dice Max, sì, poi la fibra umana che ci metti sotto fa la differenza, fa la differenza. Va bene, passiamo velocemente al resto. Allora, processi, va bene, sappiamo, qua io non è che posso raccontarne granché, l'unica cosa che vi ripropongo è, per costruire il vostro output, il vostro value proposition, dovete usare questo metodo. L'unica cosa che cambia, diciamo, rispetto a quello che ho detto prima, che vi faccio vedere che il supplier poi fornisce un customer che a sua volta è un supplier di un altro processo, che quindi si concatenando queste cose si riesce a costruire, a disegnare un'organizzazione. Se uno riesce a infilare, a definire quali sono i processi, quindi gli step logici che collegano i vari pezzi della sua organizzazione, poi su quello può costruire può costruire un'organizzazione funzionale. Ora, cosa vuol dire allineare i processi? Ci sono tre grandi filoni dentro l'organizzazione e secondo me è bene averli ben chiari. Allora, il primo filone è quello della creazione del valore, quindi la value chain, come diceva Porter. Io in qualche maniera devo prendere risorse e trasformarle in un output. Poi è chiaro che io voglio anche ricevere del valore, quindi devo avere dei processi che mi gestiscono il valore che chiedo al cliente, non solamente quelli che vanno. E il tutto, come faccio a gestirlo? Lo faccio attraverso un flusso, che alla fine sono dei processi anche quelli, di informazioni. Quindi questi sono i tre flussi principali che io guardo dentro un nuovo modello organizzativo. Quello della gestione delle informazioni è quello che mi permette di mettere in sequenza tutte le attività e quindi di garantire la logicità di quello che faccio. Se non garantire la logicità di quello che faccio, vuol dire garantire che il disegno strategico che io sto mettendo in piedi per battere la concorrenza viene attuato. Quindi, senza avere una gestione delle informazioni, io non metto in sequenza le attività di creazione del valore e di ritorno del valore. Non batto i concorrenti. Bene, per far questo ho bisogno di un po' di tool. Io qua, se c'era Alex Morlini oggi, no, non lo so, l'ho visto molto impegnato di recente. Ho provato a buttare giù, proprio per non udenti, i tool minimi che servono per gestire l'informazione. Quindi sicuramente devo avere un website, devo avere le mail, un telefono, una business card, un CRM, devo avere un gestionale di qualche tipo, devo avere un posto dove mettere le informazioni, devo avere dei templates. Devo avere una legal entity, identity, poi probabilmente dovrò avere anche appunto dei partner, tipo qualcuno che mi dà una mano nell'accounting, nella gestione delle pratiche speech, e poi potrei avere anche bisogno di un po' di spazi. Qui ho messo una serie di partner minimi, no? Tipo per il website potete sempre farlo con WordPress, con il telefono, con MessageNet, che è questa azienda di Milano, potete avere un numero di telefonico di Milano con 10 euro per tutta la vita e farvi rimbalzare le telefonate sul vostro cellulare. È forte perché in questa maniera vi localizzate a Milano, non a Castelfiorentino, ad esempio. CRM, il minimo CRM possibile immaginabile per me è MailChimp, che ti garantisce di poter profilare 2000 clienti. ERP. Oggi come oggi ce ne sono sicuramente i migliori. Uno dei primi che è nato in America anni fa è QuickBooks, ma ce ne sono tanti altri. Gestire le fatture di andata e di vendita. Repository, tutti noi usiamo il G Suite. Per i template, io ho trovato questa comunità online, questo sito online che è Simply Docs, dove ad esempio ci sono un sacco di documenti tipo NDA, queste robe qua. Io l'ho sempre usato, molto carino. Legal identity, brand, eccetera, eccetera. Ragazzi, registrare un marchio costa 105 euro. Fatelo da soli. L'importante è che definite le categorie e il nome esatto.
è una cosa che altrimenti vi spendono 2.000 euro per fare per questa fesseria, ma non serve. Accounting, io uso questi tizi, ma è un ragazzo di Taranto che ha messo in piedi una roba tipo il commercialista online, costa una cippa, ma ce ne saranno anche altri, segreteria.com, eccetera. Per gli spazi, per i luoghi fisici, io sempre per tornare al concetto di comunità, prima di andare a lambiccarmi andrei a domandare al mio sindaco. Andrei a domandare alle istituzioni pubbliche che ci sono intorno, che hanno tutto l'interesse a fornirveli. Ecco, il tutto finisce in un calderone in cui al fatturato poi devi agganciare costi operativi, capital cost, ossia costi di macchinari, se ce l'avete, costi legati al rischio, che in realtà sono quanto vi fanno pagare gli interessi sul debito, dovete pagare lo Stato e questo è quello che vi rimane in fondo. Ecco, questo qua è il minimo, 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 minimo business plan che potete presentare a una banca. Cioè, se voi sapete mettere giù questa roba qua, secondo me il conto economico lo fate. Ora, avrei portato anche questa fantastica chart che spiega come si collega questo con uno stato patrimoniale, ma ve la risparmio. Ecco, abbiamo fatto questo percorso qui dicendo quindi la parte rossa del business model canvas, quindi abbiamo disegnato gli strumenti minimi. Vi faccio vedere per onore di cronaca, dice, ma questa roba qua te la sei inventata? No, l'ho usata l'altro giorno con R-Quadro, che è una spin-off dell'Università di Pisa, di Ingegneria di Pisa, con cui ho il piacere di collaborare, che sostanzialmente quello che fa è collegare fra loro documenti tecnici, in particolare brevetti. Riesce a creare dei ponti fisici fra documenti differenti, quindi a fornire una visione integrata di qual è un dominio di competenze che poi viene sfruttato per scopi vari, tipo scrivere contratti, aggirare brevetti, capire i market trends, eccetera. Ecco, questo è di presa di peso, infatti vedete è bruttissima questa chart, non l'ho voluta correggere apposta. La chat con cui abbiamo messo giù per bene quali sono, diciamo, i tre segmenti principali, i tre canali principali e le tre value proposition principali che questi ragazzi intendono andare a beccarsi. Ecco, io vi lascio con questa roba qua che è un alberello che cresce e io una cosa che ho imparato è che è molto bello crescere e avere una vision, quindi è bene ragionare quando si fa il disegno dell'organizzazione in funzione di quanto grande deve essere il nostro albero. Però contemporaneamente noi dobbiamo anche eseguire, cioè ho visto una serie di startup fallire perché avevano delle magnifiche vision, ma poi quando si diceva di crescere non buttavano giù le radici. Queste due cose devono crescere assieme, non c'è verso. Quindi le sette regole del gioco sono keep it simple, think process, count units. Se andate a contare le occasioni d'uso, riuscite a fare i vostri business plan numerici. Andate a costruire un oceano blu. Cercate il percorso a minimo resistenza. Cercate il break even il più veloce possibile. E infine abbiate delle radici e non solamente una chioma. Ho finito. Qualsiasi commento e insulto è ben accetto. Mi aspettavo che alla fine dicessi e infine abbiate fede. Che vedevo fa? Questo è veramente il modo in cui
secondo me va approcciato il disegno. Poi ogni startup è un caso a sé. Diciamo che ho voluto fornirvi delle regole guida nel disegno più che cioè un metodo che è quasi impossibile rendere così generale. Quindi spero vi sia piaciuto. A parte che mi piacerebbe avere commenti di qualcun altro, quello che ti posso dire io, quello che è piaciuto a me di questo contenuto, è che è veramente una sintesi estrema di una quantità di concetti enorme, cioè su ogni slide, su ogni concetto hai infilato una quantità di informazioni estraendo proprio le cose più interessanti. E per me è stato utile, nel senso che cioè, a parte degli spunti particolarmente interessanti, sei riuscito proprio a fare una sintesi e questa cosa non è per niente banale, perché se Praticamente anche particolarmente sintetico, cosa che non è una dote che tu ha usato il punto 1. sì, ho usato veramente il punto 1. Cioè, molte di queste slide sono slide che io uso tutti i giorni. E mi servono da guida per spiegare questi concetti, poi quando vado a parlare con i ragazzi con cui lavoro, per avere un riferimento. Il casino di questa roba qui è che è veramente complessa. Il numero di variabili minime che gestisci, il business model canvas, da solo sono 9 blocchi, sono 9 variabili, da solo. Quindi il concetto, secondo me, è arrivare veramente all'essenziale dell'essenziale, perché poi a incasinarci la vita è un attimo. Quindi ognuno di queste slide è quasi uno o due libri che mi sono letto. Di quella roba lì, infilata come perline in questa maniera qui, ti dà un modus operandi che poi chiaramente puoi sviluppare. Oggi ve l'abbiamo raccontato in un'ora e mezza, 1 ora e 20. Normalmente prende un paio di mesi e alcune giornate di lavoro, perché poi non puoi sparare tutto in 5 secondi come ho fatto adesso, no? Però è un'attività che si spalma lungo 2 mesi e prende 2 o 3 giornate di lavoro. Scusa Fabio, Flavio, giusto una curiosità all'inizio che parli soprattutto molto di processi. In realtà, essendo che comunque io lavoro appunto nell'ambito un po' di digital transformation sui processi, in realtà quando noi parliamo di processi è quasi la fase finale di un'azienda dove tu strutturi troppo e l'innovazione quasi viene a mancare del tutto. Qui invece parlando di innovazione, i due concetti insieme un po' all'inizio mi sembravano, sì, un po' confuse la cosa. E allora, se guarda, oggi, come vi dicevo, mi sono guardato un po' questi corsi mock fatti da Lice, eccetera, eccetera, e hanno sparato un video su che cosa vuol dire organizzazione. Allora, il problema è che fino a quando non è venuto fuori Osterwalder col business model canvas, cioè 2009-2008, una roba del genere, la gente non ha, su sta roba non ci ha mai ragionato. Quindi partiva dal concetto che la società esiste a priori. La società, nel senso la company, esiste a priori, ha migliaia di clienti, è funzionalizzata e quindi a quel punto lì devi rimetterla a posto in qualche maniera, ragioniamo che cosa diavolo fa. E si parla di processi, cosa che spesso e volentieri vanno a finire nelle procedure, cioè nell'elenco delle attività, non nelle logicità. Il problema è che quelli. Chi parla di processi dentro aziende già esistenti, in realtà cerca di fare un reverse engineering. Cioè, tu quello che veramente fai quando vuoi disegnare qualcosa di innovativo è capirne la logicità. Capendone la logicità, cioè la strategia con cui vuoi poi fare le cose, costruisci i processi e poi. Avevo anche una chart di backup io da qualche parte. Vediamo se l'ho tenuta. Ecco. Cioè,
te costruisci vari processi e poi li funzionalizzi. Cioè, questi sono i processi, due processi, a ognuno di questi processi sottende delle attività. Siccome le attività sono costi, tu cosa fai? Vuoi eliminare i costi. Cosa fai? Raggruppi attività simili in una funzione. Quindi la funzione è un efficientamento di una procedura. Quindi quando tu vai in un'organizzazione esistente e parli di funzioni, no, vedi le funzioni, poi fai back reverse engineering, vai a vedere che attività c'ha dentro e poi rivai alla logicità, ma cioè, è esattamente il contrario di quello che va fatto. Te butta via tutta sta roba qua, ragiona di questo, che è quello che fa adesso la digital transformation, è quello che dovrebbe fare, dire questa roba qua non esiste, ciao, salutami, ciao, ciao, perché la digital transformation impatta qui sulle attività. Io so che voglio fare certe cose, prendere certe decisioni e costruisco delle attività in digital transformation e poi prendo delle efficienze. Non so se mi sono spiegato. No, no, è corretto questo, però dico nel contesto di una startup che di per sé l'idea è quella di non avere niente di organizzato, tra virgolette, ma andare in velocità e disruptive. Quindi i due concetti insieme a me sembrano un po' in contrasto, insomma. Quello che adesso la Barbara non c'è, no? Ci ha lasciato, però quello che ti diceva la Barbara, cioè che lei ha due persone di cui una è veterinaria e l'altra no, è proprio questo, cioè se tu vai in velocità senza aver deciso quali sono le decisioni critiche, logiche, che fanno di te azienda, tu non cresci. La differenza, per intendersi, la decisione, un esempio banale che io facevo ai suoi tempi, non so se mi riesce stasera, è questo qua. Cioè, se io decido che per andare sul mercato e essere competitivo devo andare da Castelfiorentino a Parigi, questa è una decisione strategica e logica, punto. Poi la posso fare in n maniere differenti. Posso andarci a piedi perché non c'ho una lira e sono una startup con le pezze al culo come prima, o posso andarci con l'aereo privato perché sono un Jeff Bezos e mi posso permettere di andare a Castelfiorentino, a Notre Dame direttamente calandomi dall'alto. Quindi cioè, non è che la logicità non è un prerequisito, rimane un prerequisito, poi come la declini nella startup dipende dalle risorse che hai. Fabio. Eccomi, mi sentite? Sì. Sì, io volevo dare una testimonianza rispetto a questo modello, al business model Canvas. Poi noi abbiamo usato anche il Value Proposition Canvas. Nel senso che l'anno scorso, a marzo, noi avevamo una community di 150 piccoli imprenditori o liberi professionisti e dovevamo decidere come supportarli, visto che il periodo è stato abbastanza tosto. E pur essendo noi specializzati in vendita, abbiamo deciso con Pacci, che poi è la persona che terrà l'intervento a fine mese, proprio di supportare queste persone spiegandogli il business model Canvas. E devo dire che è stato veramente, veramente interessante, perché come dicevi tu prima, Flavio, è concentrarsi sulle cose veramente importanti, sapere da dove partire e avere dei pilastri sui quali ragionare, in quel caso è stato utilissimo per, in un momento di confusione, farli focalizzare su dove andare a intervenire, in un momento dove magari c'era anche un rallentamento del business e quindi c'era un tempo per ripensare. Quindi ti volevo intanto ringraziare perché la tua sintesi è stata veramente utile per riposizionare le cose e la mia testimonianza è che se il processo è correttamente guidato, è utilissimo da fare anche in business avviati. Ora noi con BlackShip abbiamo avviato un'altra azienda, una startup. Abbiamo basato tutto su Business Model Canvas e Value Proposition Canvas e ha permesso ai vari attori di allinearsi e mettere giù le linee guida su tutto con flessibilità,
per ora i pilastri sono molto molto chiari. Quindi il sistema ha funzionato per noi, ha funzionato anche per realtà non proprio strutturatissime. Ecco. Flavio, se posso, sai cosa mi sarebbe piaciuto vedere, magari in un'ottica futura, come con Anna, magari una case history, un esempio pratico di come si può applicare. Vero, verissimo quello che dicevi tu in chiusura, che ogni poi startup, azienda, progetto fa a sé. Però l'esempio pratico, secondo me, può sempre aiutare. Sì, allora, in realtà... Cioè, il problema è che un esempio proprio su business model canvas non è il modo in cui alla fine arrivi a questa chart qui, cioè alla chart, vediamo se mi riesce di arrivarci, il modo in cui alla fine arrivi a questa chart qua è con una forte continua messa in discussione delle decisioni, cioè disegnare il business model è disegnare la sequenza di decisioni che tu devi prendere durante la vita operativa dell'azienda. Cioè portarti tutta questa dinamica, secondo me, è molto difficile. È molto più proficuo venire a una sessione di Innovit e vederla dal vivo. Ma bravo, ecco. A me è proprio quello veniva in mente quando, no, pensavo prima, ok, bravissimo, grandi concetti, io ne trarrò tra l'altro degli spunti incredibili da tutto quello che ci hai detto, come tanti altri, credo. Però poi, pensando alle nostre startup che vediamo nel gymnasium, che vediamo poi nel nostro percorso di accelerazione di Innovit, qual è il main takeaway? Cioè, cosa si portano a casa? Che esercizio devono fare domani mattina o stasera, perché tanto lavorano tutti di sera anche? Cioè, la cosa più semplice che possono fare forse è prendersi lo schemino, stiamo parlando di startup seed o prevalentemente seed, quindi prendersi lo schemino e provare a fare i loro bravi ragionamenti, al di là di leggersi tutti i libri, ovviamente, perché sono fondamentali. No, no, non c'è un altro modo. Cioè, l'unica maniera che hai per andare a fare un esempio sul business model canvas è prendere un caso reale e mettersi lì a discuterlo. Allora, questo secondo me noi lo facciamo benissimo durante le nostre serate, dove veramente il valore aggiunto è che secondo me da Innovit è quello che sono 50 persone che ti vedono la logicità di quello che hai messo in piedi da 50 punti di vista diversi, e tutte le volte riusciamo a semplificare, creare maggior valore, rendere più esteso la torta che viene creata. Lì è un processo. Se io stasera vi portavo di nuovo questo processo, rischiavo, secondo me, di fare un duplicato di una serata di gymnasium. Ho preferito fare, e questo ne abbiamo parlato anche col buon Federico Cresta, e anche lui mi ha fatto la stessa osservazione. Mi premeva di più fare un filotto di punti di vista, di idee chiave. Con queste idee chiave qui tu puoi andare e chiuderti in una stanza per una giornata e tirare fuori qualche cosa, se le hai interiorizzate. Però è un lavoro è un lavoro che, ripeto, io l'ho fatto mila volte oramai. Non è un lavoro che si fa in un pomeriggio, cioè in una sessione tipo questa. Cioè, mi prevale di più darvi una serie di schemi che vi portassero dal business model canvas a un livello appena sotto. Il livello di applicazione, ragazzi, bisogna sporcarsi le mani. Sì, e c'è da divertirsi. No, ma infatti pienamente d'accordo, ovviamente poi
meglio avere n spunti come hai dato tu, che è il semplice schemino che vediamo qua, che poi può essere la base di partenza per fare tutti i ragionamenti, assolutamente. Quindi grazie ancora. Very welcome. Nessun altro ha qualche commento, qualche suggerimento per la prossima edizione di questo? Ma io posso condividere con voi che utilizzo molto più spesso il Lean Canvas, che differisce per alcuni riquadri dal papà. E, prima hai parlato anche di MVP. Che è un tema che mi sta molto al cuore. Io ho partecipato a Gymnasium con One More Day, l'applicazione che ho realizzato, che aiuta gli studenti universitari a preparare gli esami. E quando sono partito l'idea era di mettere in pratica alla lettera la metodologia Lean, quindi partire con l'essenziale per validare il prodotto sul mercato. Quello che però poi ho scoperto andando avanti è che in realtà l'MVP spesso non basta, o meglio, può bastare, ma è necessario un approccio un po' differente. Non si può fare un MVP e gridare al mondo siamo pronti, perché il rischio di fare la figuraccia è abbastanza alto. E ho trovato molto interessante il concetto che ha coniato Rand Fishkin, che è il founder di SEO Moz, rispetto all'EVP, cioè l'Exceptional Viable Product, quindi sostanzialmente lui fa l'MVP in una beta chiusa, lontano dai riflettori. E poi quando il prodotto è accettabile, esteticamente carino, adatto alla competizione, perché se oggi io invento un nuovo CRM e mi propongo a uno di voi che è responsabile acquisti di un'azienda medio-grande come soluzione, Mi ride in faccia e mi dice: no, io ho Salesforce che fa tutto, tu fai solo queste due cose in croce. E quindi, vero, l'MVP è la stella polare che dovrebbe guidare, no, il modo con cui facciamo le cose, quindi nice to have o must have, però poi c'è una parte strategica, un approccio strategico che non può seguire pedissequamente quello che hanno postulato Steve Blank ed Eric Ries, cioè bisogna fare un po' i conti con la realtà. Questa è la mia opinione, quella che è la mia esperienza fino ad ora. E raccogliendo lo stimolo di Stefania di dare un contributo per la prossima volta, eccetera, magari potremmo far vedere anche la nuova versione del Canvas, del Business Model Canvas, che ha anche il costo di sostenibilità e il patto di sostenibilità. Come la mia impresa aiuta la sostenibilità, aiuta l'ambiente, eccetera, eccetera, e quali vantaggi crea e questo che costo comporta per me, che se volete io posso farvela avere, c'ho una copia e può essere... Questo è super attuale, super attuale. Anche perché molte delle nostre startup ormai appunto hanno questo tipo di focus, per cui è assolutamente imprescindibile considerare anche questo. Bene, allora, intanto grazie a Flavio di questa carrellata, di questo contenuto nuovo. Grazie a tutti di aver partecipato. Ci vediamo, vi ricordo, il 31 marzo, come ricordava prima Federico, l'incontro con Blackship. Ne vedremo delle belle, per chi non conosce Blackship e non conosce Pacci, vi posso assicurare che sarà una cosa
Molto, molto interessante, anche molto divertente, molto coinvolgente. Fabio ride. Quindi vi aspettiamo, sarà un evento aperto. E poi, di nuovo, ricordo, domani Capital di Ventura. Domani andiamo, voliamo, perché ci sarà Jan Slangen, ex pilota delle Frecce Tricolori, e parleremo di rischio. Quindi sono incontri di Catena Finanza, in realtà avremo un pilota che ci parlerà di rischio, di come lui ha visto il rischio, insomma. Sarà sicuramente una cosa interessante. Altri feedback, altri commenti, inviateli. Inviateli per i non associati a info@innovits.it, piuttosto che ovviamente nella chat degli associati per gli associati. Ho detto tutto, manca qualcosa? Amici? Bene. Siamo stati anche bravi. Flavio, hai superato te stesso. Di solito sei bravissimo. Stasera sei anche stato nei tempi. È stato incredibile. Ciao, grazie. Grazie Flavio. Grazie, grazie a tutti. Ciao. 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 Buona serata. Grazie Flavio. Buona serata. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao Flavio. Grandissimo. Ciao, grazie. Ciao, grazie Flavio. Ciao. Grazie. Allora poi Stefano mi fai sapere se è venerdì o sabato riusciamo a fare questo passaggio, così cominciamo a preparare la piattaforma. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.